Atti vandalici inaccettabili e da condannare. La reazione a quanto accaduto ieri ai danni della Lega di Giuliano Bignasca è unanime, ma all'origine di simili azioni, secondo alcuni, c'è il linguaggio sempre più violento e razzista del Mattino. Giuliano Bignasca non si lascia intimorire e dichiara di non volere in alcun modo abbassare i toni. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati a Contesto, che questa sera parlerà dei fatti avvenuti a Riva San Vitale in via Monteboglia a Molino Nuovo, fatti ormai noti a tutti. Ci concentreremo sulle reazioni e le polemiche, scusate, che ne sono seguite. Lo faremo con i nostri ospiti questa sera in studio con me, Emanuele Bertoli, presidente del Partito Socialista Ticinese, buonasera, e Giuliano Bignasca, presidente della Lega dei Ticinesi. Buonasera. Buonasera. Allora, il denominatore comune dei primi commenti di ieri è che Bignasca se l'è un po' cercata. Me lo lasci dire a me. Se l'è un po' cercata? Altrimenti lo devo dire. Allora, il Mattino è nato, mi sembra, al 20 gennaio del 1991 o 90. E il Mattino è praticamente, avrà fatto 52 per 20, 1000 numeri, e su per giù gli articoli sono sempre quelli, e diciamo così, e l'intensità dei titoli sono abbastanza per far capire alla gente quello che vogliamo dire. In più, noi abbiamo sabato sera io avevo lì due titoli da fare. Poi mi sono letto il giornale, le ultime avventure che hanno fatto questi rom, e ho pensato che bisognava andare sui rom. Io non credevo di creare tutto questo casino, che poi sappiamo già come vanno a finire queste cose, razzisti, non razzisti, così. Io penso che noi, scrivendo questo titolo, abbiamo interpretato la volontà di almeno l'80% dei ticinesi, ed è ora di finirla, che se l'80% dei ticinesi non può leggere un giornale dove c'è scritto quello che anche loro pensano, non va bene. E solamente i radical chic che dicono: ah, si potrebbe così. Ecco, ti ricordo, Emanuele, che 5 minuti fa ho sentito quello che ha detto Sarkozy all'Europa, dicendo che in Francia ai rom ci pensa lui, e nel frattempo ho messo fra parentesi, nel frattempo anche la signora Merkel, che ti dice tanto, ecco, così aperta, sta buttando fuori 10.000 rom che erano arrivati a suo tempo dal Kosovo. 10.000 rom. Rimaniamo per il momento in Ticino. C'è in anche Ticino. chi dice che i toni di domenica sono persino un po' razzisti, e chiede, per esempio, Luigi Pedrazzini di abbassarli questi toni. Fino a quando chiedi di abbassarli, vedremo. Che nessuno si venga in mente di mandarmi una citazione in procura per questa cosa qui, perché altrimenti vanno giù. Ci vado io in procura, ma con un bastone però, grazie. Per chiarire le cose. Lei, signor Bertoli, ieri ha condannato i fatti, ma si è dichiarato non solidale, insomma, con Bignasca. Subito dopo ha spedito anche una lettera ai suoi colleghi presidenti chiedendo un incontro urgente. Qualcuno ha già risposto? Per ora nessuno ha risposto e attendo qualche riscontro, poi vedremo cosa succederà. Io spero che si possa fare una riunione lunedì o martedì prossimo. Devo però riprendere una cosa che ha detto Giuliano Bignasca, perché questa credo che non si possa lasciare passare. Io non credo affatto che l'80% dei ticinesi siano Ecco, su questo disponibili a punto volevo tornare più sottoscrivere tardi, sì. dei testi che riportano a fatti e periodi della storia feroci. Ma che cosa? Tu hai scritto, hai usato delle parole. No, adesso mi lasci parlare. Tu hai Parli usato. sempre tu che cosa. Scusa, hai parlato solo tu fino adesso. Per favore, mi lasci parlare. Mi lasci parlare. Facciamolo Hai finire. usato dei toni che riportano in maniera abbastanza chiara ai tempi del nazismo. Ai tempi del nazismo, perché basta leggere l'articolo ed è chiaro. Allora, questa cosa va al di là dei toni, dei paletti della civiltà. E io mi rifiuto di credere che il mio cantone, a cui io voglio molto bene, abbia l'80% delle persone che sottoscrivono questo genere di cose. Ti ricordo che, per esempio, chi Veniamo sostiene cose che non si possono sostenere, per esempio quello che è successo nelle camere a gas 70 anni fa, è punibile con un reato. Qui non è questione di reato, è questione di aver superato dei limiti.
I ticinesi io non credo che sono disposti a superare questi limiti. È vero, però i toni sono sempre stati accesi anche in passato. Come mai vi muovete solo ora? Forse perché aprile si avvicina? No, lasci perdere aprile. Io mi sono mosso perché qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensi del fatto che il mattino è stato imbrattato dalle cose. Mi è stato chiesto di intervenire su quello che è successo dopo. E io ho detto quello che penso e lo ribadisco qui. Quello che è successo non va bene, minimamente, è inqualificabile, ma è stato provocato da una pagina razzista e incivile. E lo risottolineo. Quando lei parla di misure concrete nella sua lettera, dopo replica, Bignasca, quando lei parla di misure concrete da discutere con i suoi colleghi, cosa intende? Ne parleremo lunedì o martedì, se ci sarà questa riunione. Voleva replicare? No. Bertoli, quelli della regione, cosa vogliono? Che il mattino non stampi più il mattino? Loro è quello che vogliono. Assolutamente. Tiratelo fuori dalla testa. Ma certo, che ma questo... dopo tutti gli attacchi che avete fatto al mattino, Bignasca, sia finanziariamente che politicamente, il mattino c'è e il mattino va avanti. Gli ho già creato un po' di riserve per andare avanti, capisci? Non preoccuparti. Aspetta. Noi stiamo qui a parlare della questione Rom. Allora, la questione Rom è molto semplice. In Ticino nessuno vuole dei campi Rom, nessuno. Allora, dato che i campi Rom nessuno li vuole, penso che può anche dire che i Rom non possono venire in Ticino. Ma quando vengono in Ticino, ecco cosa fanno questi bei tomi. Qui c'è un decreto d'accusa, un deposito atti dove ci sono stati 117 furti in tutte le imprese da Giornico a Chiasso, fatti da questi qui in 4 mesi. Se 4 di questi bei tomi ogni 4 mesi mi fanno 117 furti, ci mettono a... non lo so io. Ascolta. 100... No. Aspetta, io credo che questo sia... Sono i Rom che stanno da noi? Questi che commentano? Non ce ne stanno di noi dei Rom. Vengono da Torino e da Milano qua a Roma. Adesso ci metterà la Lega. Giuliano Bignasca, senti, se tu usi questo sistema di generalizzazione... Come generalizzazione? Ma sono Rom questi qua. Ho capito. Ma allora facciamo un giochino. Siccome ci sono alcuni deputati, alcuni rappresentanti della Lega che sono pregiudicati, tutti i leghisti sono pregiudicati. Non preoccupatevi. È una sciocchezza. Questa è una sciocchezza che usa il sistema della generalizzazione che tu continui ad usare. Facciamo un attimo. Noi ci siamo e 20 anni che ci votano. No, io voglio sapere, il signor Bertoli è d'accordo che ci sono 4 tipi che in 4 mesi fanno 117 furti. Ma figurati, ma pensano nelle ditte. Ma queste persone devono essere prese e messe in prigione. Per quanto tempo? Guarda, lo decidono i giudici. Però questo non c'entra nulla. No, devo andare in galera almeno 10 nulla anni. Con l'espulsione di un'etnia. La pagina, ma non ce n'è, non la pagina del mattino di domenica chiedeva n'è l'espulsione di una etnia. Non c'entra in un paese civile. Ticino, per fortuna non ce n'è. In un paese civile non ne voglio le responsabilità sapere. Sono individuali. In Ticino non possono starci le responsabilità. Non c'è nemmeno il territorio in un paese civile. Oltre a parlare in maniera più civile, in un paese civile le responsabilità sono individuali. Perfetto. Se ci sono delle persone nomadi, straniere o ticinesi che hanno fatto dei reati, vanno prese e messe in prigione. Manuele, noi abbiamo chiesto, scusa, posso parlare un minuto? Per favore, non alziamo la voce, facciamo finire Bertoli e poi Bignasca avrà la sua parola. Prego. Abbiamo chiesto in Parlamento, però manteniamo la calma. Abbiamo chiesto in Parlamento potenziamenti della magistratura, bocciato anche con i voti leghisti. Abbiamo sempre sostenuto che bisogna anche rinforzare laddove è possibile la polizia. Questa cosa non viene perché mancano i soldi. Allora, politicamente noi siamo a favore della sicurezza, ma si va a prendere le persone una per una con le loro responsabilità, prendendo le etnie come fai tu. No. Adesso tocca a me. Allora, certo. Io voglio sapere, il procuratore pubblico Respini, che ha a mano questo caso dovrà processare, quanti mesi ci dà questi? Ho detto, il minimo ci deve dare 10 anni, e non lo so, però voglio vedere. È inutile che aumentiamo la magistratura per quello detto, quelli che vanno in motorino, così. Non dobbiamo entrare. Vorrei tornare un attimo sul tema principale della rincorrere, puntata. Una nonnetta di 99 anni sul foglio ufficiale perché deve pagare 400 franchi di tasse. Ma cerchiamo di fare le cose che la gente chiede, e sai bene quali sono le cose che la gente chiede. Sì, ma tu sei... Torniamo un attimo sul tema principale.